alto. Ma come in alto? Sei basso, amico. Forza, prendi. Oh, merda, Raffaele, stai scherzando? Era troppo in alto. Sei basso, scendi e porta la palla. E andiamo avanti, dai. Ok, va bene, ma non è giusto. Non è giusto. È giusto tutto quello che fa Raffaele. Ragazzi, quel Raffaele è un truffatore. Non sa nemmeno come si gioca a pallone. Ragazzi, dove può essere la palla? Beh, dov'è? Oh, eccola! Finalmente, amici, pensavo di averla persa! Oh, chi è quell'uomo? Forse ha bisogno di aiuto? Vado a dare un'occhiata! Mi scusi, forse ha bisogno di aiuto? Perché non mi risponde? Mi dispiace, sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Ha bisogno di andare all'ospedale? Me lo dica! Uno zombie? Dai, i zombie non esistono. Probabilmente è un cane. Sono stato morso un centinaio di volte quando ero bambino. Non è niente di che, Odisseo. Non ero un cane, ero uno zombie. L'ho visto con i miei occhi. Non dire sciocchezze. Andiamo a giocare alla PlayStation. Forza, andiamo. Oh, cavolo, ragazzi, perché Raffaele non mi crede? Ho visto davvero uno zombie al pian di sotto. Comunque va bene, spero che vada tutto bene. Dai, che ti faccio a pezzi, Odisseo. Arrivo. Vieni, siediti, Odisseo, facciamo una partita alla PlayStation, tieni. Sì. Odisseo, stai bene? Sì, sto bene. Beh, mi è sembrato allora. Sì. Come va, ragazzi? Tutto bene? Sì, sì, bene. Sì, Dimo, non preoccuparti, mai e poi mai. Odisseo, sembra un po' strano, vediamo. Odisseo! Che ti succede? Niente, sono stato solo morso da un zombie. Quale zombie? Non è vero, è una specie di cane, niente di che, non è niente, dai. È uno zombie? No, non è assolutamente un cane, penso che sia uno zombie. Fammi dare un'occhiata più da vicino. Odisseo, guarda, vedi il mio dito? Lo vedi? Diamo un'occhiata, così, così, così. Oh, Odisseo, ho delle brutte notizie per te. Hai tutti i sintomi di uno zombie. Credo che ti stia lentamente trasformando in uno zombie. Davvero, Zimon, te l'avevo detto. Ma smettila, dai. Il ragazzo è solo stanco. Ha giocato a calcio, è ovvio che è stanco. Non capisci? È stanco, anch'io sono così quando sono stanco. Non vedi, Raffaele? Guarda, le sue vene, si vedono tutte. No, Dimon, è solo molto stanco. Stasera vai a letto presto per dormire bene e andare a scuola. Basta così, hai capito? Ascoltami, hai capito? Ascoltami! Raffaele, te lo dico io! È messo male! Dobbiamo fare qualcosa! Vai via, vai via, vai via! Finiamo subito l'ultima partita! Forza, premi play! Forza, gioca, gioca! Ma sei scemo? Goal! Perché stai giocando così lentamente? Sei solo un noob a dire la verità! Noobas! Raffaele, non farmi nervosire! Non mi sento bene! Bene, se lo aggiungiamo qui... Ottimo, avremo la miscela giusta per lo scopo. Fammi usare. Che puzza! Ma ho preparato la miscela giusta. Bravo, sono molto intelligente. Va bene, va, togliamo il coperchio. Così. E versiamo il liquido all'interno. Così. Spero che funzioni. Così, fantastico. Vediamo ora, ottimo. Chiudo, proviamo adesso così. Puzzo come uno zombie. E questo, ragazzi, è davvero ottimo. Perché voglio avere l'odore di uno zombie, in modo che lo zombie mi riconosca e pensi che io sia uno di loro. E ci sono riuscito. Ehi, perdente, ho vinto 6-0. Non mi sento affatto bene. Ho fame. Mangerai quando perderai di nuovo, perdente. Raffaele, hai un aspetto delizioso. Ma che sciocchezze dici? Gioca meglio. Aiuto! Grande, ottimo, sono molto intelligente. Cosa sento? Raffaele che urla. Vado ad aiutarlo. Raffaele! Aiuto, aiutami!
ha funzionato, ha funzionato! Dimon, cosa hai spruzzato? C'è una grande puzza! Sì, Rafari, è una miscela che contiene l'odore di zombie! Ecco perché gli zombie non ti attaccano, perché puzzi proprio come uno di loro! Vedi, Rafario, vedi, Odissea è diventato davvero uno zombie. Lo spruzzò anche su di me. Pensavo fosse stato morso da un cane. Sei normale, Rafario? Quale cane l'ha morso? Guardalo, è davvero uno zombie. Cosa facciamo adesso, Dimon? Mi dispiace per Odisseo, eh? Non preoccuparti, Rafario, non preoccupatevi nemmeno voi. C'è sempre un modo per trasformare uno zombie in un umano. Io so cosa possiamo fare. Tagliargli la testa. Sei pazzo, Rafario? Così non ci sarà né uno zombie né un umano. Ah, non ci avevo pensato. Per trasformare uno zombie in un essere umano deve avere dei sentimenti umani. Capisci cosa intendo? Non capisco, ma va bene così. Facciamo qualcosa, per favore. Almeno aiutiamo Odisseo. Ho un'idea. Zombie, hai fame? Oh, sì, ha fame, Dimon. Diamogli qualcosa da mangiare. Ok, amici, ho del cibo umano qui. Un hamburger. Qui ho il cibo per gli zombie. Degli occhi. Allora, Rafario, prendi quello per gli zombie. Prendilo, prendilo. Lo zombie deve mangiare cibo umano per diventare umano. Hai capito? Capito? Sì, ho capito. Adesso vediamo. Sì, 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 hamburger. No, 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 no. Non puoi, non puoi. No. Oh. Dimon, è andata male. Ha mangiato l'occhio. Sì, Rafario, dobbiamo far sì che lo zombie mangi cibo umano in qualche modo. Oh. Ho un'idea! Che idea hai, Dimon? Mettiamo un occhio dentro l'hamburger. In questo modo dovrà mangiare l'hamburger. Molto intelligente, bravo Dimon. Allora, guarda cosa sto per fare. Guarda l'occhio, guarda, guarda, guarda. Dammi l'hamburger. Guarda, guarda, chiudi, 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 guarda. Chiudi. Sì, sta mangiando. Mangia, mangia, mangia tutto. Mangia, sì, mangia, ragazzi. Bravo, bravo il mio ragazzo. Vedi, ha mangiato l'hamburger. Dobbiamo continuare con i nostri esperimenti. Bravo, Dimon. E anche io ho un'ottima idea. Dimmi qual è la tua idea, Rafario. Faremo degli esercizi perché tutte le persone fanno esercizi. Mangiamo e andiamo. Sì, 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 andiamo. Appena finisce di mangiare. 5 minutes later. Allora, amici, per far tornare uno zombie in un umano, dobbiamo fare gli esercizi con lui come fanno le persone, non come gli zombie, giusto, Rafario? Sì, certo, cominciamo, ragazzi. Ok, zombie, guarda e fai così, guarda, così, così. Oh, hoppa. Insieme, 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 forza, insieme. Forza, andiamo, andiamo, andiamo. Oh, sì, 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 andiamo, sì, lascialo, lascialo. No, non funziona. Facciamo delle flessioni, amico. Sì, Rafario, giusto, era difficile per lui. Facciamo le flessioni, dai. Forza, zombie. Dai, 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 dai. Su, a terra, così, guarda, così, guarda. Uno. Giù, dai, 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 cosa stai facendo, zombie? Cosa fai? Ehi, ehi, ehi. Flessioni, flessioni. Amici, non ha funzionato di nuovo. Dimon, cosa facciamo adesso? Rafario, ho un'idea. Facciamo un esercizio più adatto allo zombie. Solleviamolo, forza, forza. Dai, dai, dai. Dai, 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 così. Alzati, alzati, Odisseo. Guarda, zombie, guardami. Fai così. E poi così. Vedi? Forza, zombie, Odisseo. Puoi farcela, forza, insieme. Uno, due e tre. Ora l'altra gamba. Forza, così. E piegati, dai. Non cadere. Così va bene, così va bene. Un'altra gamba. Forza, 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 forza. Bravo, ragazzo mio. Bravo, bravo. Stai già andando bene. Ora che gli abbiamo insegnato a camminare va un po' meglio, sì? Sì, bravo, Dimon. Siamo così bravi. Sì, siamo bravissimi. Ma anche voi, amici, che state guardando questo video, potete essere bravi. Se vi iscrivete, così aiuterete Odisseo a tornare un essere umano. Sì, amici, per favore aiutateci. Basta cliccare sul pulsante iscriversi. Forza, zombie, andiamo a casa. Continuiamo ad allenarci. Forza, saremo una famiglia molto grande, amichevole. Andiamo, cammina meglio. Aiutaci. E ora, amici, faremo degli esercizi di memoria. Faremo in modo che lo zombie Odisseo ricordi alcune cose e distingua i colori. Così il suo cervello diventerà più intelligente e tornerà umano, amici. Iniziamo, Odisseo. Guarda, qui abbiamo tre colori e tre cubi diversi, ok? Ogni cubo va messo sul colore giusto. Tieni. Blu va sul Ora blu. Prendi quello verde, Odisseo, e mettilo su quello verde. Così, bravo. Verde, bene, su bene, verde. Bene, 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 bene. No, no, errore. No. Iniziamo sul da capo. Verde. Di nuovo. Sul verde. Va bene, ragazzo mio. Amici, dobbiamo essere pazienti. Proviamo di nuovo. È rosso, dobbiamo metterlo sul rosso. Ecco, mettilo sul cubo rosso. Rosso, rosso, rosso. Bravo, bravo. Bravo, bravo, oh, ragazzo mio, bravo. E questo sul verde. Sul verde, verde, ok? Sì, sì, vai, 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 vai. Verde, verde, verde.
verde, 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 verde. Sì, sì, bravo, sì. Ragazzo mio, bravo. Vedete, sì, la nostra terapia funziona. Ora la fare, dobbiamo fare degli esercizi di reazione. Sì, ho avuto una buona idea, amici. Andiamo fuori. Forza, andiamo, zombie, andiamo. Forza, 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 andiamo. Ecco l'esercizio, ragazzi. Gli lancio la palla e lui deve prenderla. Zombie, cominciamo. Forza, 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 zombie di seo, puoi farcela, dai, credo in te. No. No, che stai facendo? La palla è volata via. Scusa. Oh, Rafario, lo zombie parla, lo zombie diventa umano, continuiamo. Grande, grande, Odisseo, continuiamo, andiamo avanti. Allora, oh, cavolo, amico, un attimo, mi è venuta un'idea. Rafario, guarda, gli tengo le mani. Sì, sto lanciando. Oh, ci sono, l'ho presa. Ora prova a prenderla tu. Ben fatto, ragazzo mio, bene. Forza da capo, dai, da capo. Bravo, proverò a calciarla, amici. Oh, Rafario, ma sei impazzito? Perché stai calciando col piede, amico? Ok, è evidente che è ancora debole. Andiamo a casa. Signori e signori, guardate, siamo l'ondata diretta dalla città degli zombie. Città degli zombie! Guardate come sono pacifici, si stanno facendo i capelli dal barbiere. Oh, voglio andarci! Sei pazzo! È molto pericoloso! Sono staspopandro nella città degli zombie! Guardate come sono avanzate! Hanno il loro barbiere, il loro ristorante e persino la loro discoteca e molte altre cose! Voglio andarci, mi piacciono così tanto gli zombie! Questa è una cattiva idea, Stas! Signore e signori, spero che ci sia la pace tra noi umani e gli zombie e potranno coesistere insieme! Oh, sembra che se siano mangiati tutti. Oh, ragazzi, voglio andare davvero a Zombie Town. No, i telegiornali mentono sempre. No, gli zombie sono reali. Ho sempre sognato di essere uno zombie. Voglio assolutamente andarci. Stas, potrebbe essere molto pericoloso. Non preoccuparti, abbiamo un rimedio. E potrai diventare mezzo zombie e andare tranquillamente là. Non preoccuparti, mai e poi mai. Sì, grandi amici, allora cosa stiamo aspettando? Andiamo nella città degli zombie. Andiamo, andiamo. Oh, amici, eccoci qui, c'è scritto Zombie Town, entriamo! Sì, ma c'è scritto che è pericoloso! Sono delle favolette, forza, andiamo! Bene, bene, è qui sotto da qualche parte. Bene, sono pronto ad entrare, ragazzi! Senti, Stas, qui ho due liquidi. Questo è un elisir che ti farà diventare uno zombie, mentre il secondo è un antidoto. Quando lo berrai tornerai umano, bevine solo metà. Dammelo, Rafario, diventerò uno zombie, ma ne berrò solo metà per non trasformarmi completamente. Ok. Ok, sto bevendo. Basta, basta. Ottimo, tra 5 minuti diventerò uno zombie! Aspettiamo. Stas, svegliati, svegliati, Stas, come stai? Stai bene? Sì, sto bene, Rafario. Vai nella loro città e scopri quello che puoi scoprire, ok? Certo, ragazzi, sono ancora umano, vado, ok? Fai attenzione. Buona fortuna, forza, Stas, vai. Ok, amici, credo di aver raggiunto il checkpoint. Vado dalla guardia di sicurezza. Salve, posso entrare nella città degli zombie? Sei uno zombie, gli umani non possono entrare. Certo che sono uno zombie, Annusa. Riesci a sentire l'odore? Posso passare? Ok, puoi entrare, dai. Grazie. È un odore strano, ma non fa niente, vabbè. Amici, l'elisir ha funzionato, ma mi sento un po' strano. Mi sembra di trasformarmi sempre più in uno zombie. Oh, dove sono? Dal barbiere? Vieni con me. Ciao. Il primo cliente è finalmente arrivato. Siediti e noi ti faremo tutto. Ecco. Non posso dire di no, ragazze zombie così belle, perché anch'io voglio essere uno zombie bello. Per favore, prego. Dai, servitemi. Voglio i capelli bianchi, ok? Vuoi anche delle unghie nere? Certo, sono uno zombie. Che strano cliente. Amici,
Guardate come sono bello! Grazie! Cosa vi devo, ragazze? Ci devi un ragno per il nostro lavoro! Ora, solo un minuto! Opa! Ecco, un ragno per il vostro lavoro! Prendetelo, per favore! Io vado! Che bel ragno! Ora, solo un minuto! Amici, mi sento molto strano questa volta, dove sono? In un ristorante. Posso sedermi qui? Cosa avete nel menù? Perché ho fame. Abbiamo cervello, occhi e budella. Ho dimenticato la cosa più importante, avete del sangue? Sì, sangue. Dammi sì, sangue. Mi è piaciuto molto il sangue, amici. Cosa vuole mangiare? Voglio budella e occhi. A lei, signore. Amici, mi so. Bello, non avrei mai pensato di mangiare occhi e budella. Oh, grazie mille. Come ti senti? Mi sento come uno zombie. Vuole il cervello? Certo. Delizioso, eh? Molto buono. Che cosa ne devo? Offro io. Grazie. Sento della musica. Era giù da qualche parte. Vado a vedere. Mi sento molto male e i miei occhi non vedo molto bene. Cosa mi sta succedendo? Mi piace come sono, rimarrò uno zombie per sempre. Odisseo, sono passate 2 ore, cosa facciamo? Non lo so, Refaria, dobbiamo fare qualcosa perché stasera è in pericolo! Abbiamo questo elisir, amici, dobbiamo berlo per diventare mezzi zombie, come Stas? No, Refaria, è molto pericoloso! È meglio fingere di essere zombie, truccarci e andare a salvare Stas! È vero, Odisseo, sei molto intelligente, come tuo padre! Travestiamoci! Così, così, bravo, bravo, ecco! Ah, ecco fatto! Dai, aggiungi il colore rosso e andiamo! Ok! Ah, beh, sembriamo degli zombie, Odisseo! Un po', ma potrebbe funzionare! Andiamo, andiamo a provare, figliolo! Forza, forza, Odisseo! Andiamo! Stop, stop, stop! Solo gli zombie possono entrare! Siamo zombie! Sì, siamo zombie! Devo essere sicuro! Avete un odore umano! Forse vuole degli occhi? Che mi piacciono gli occhi! Odisseo, scappa! Siamo molto intelligenti, amici, sì! Mi piacciono gli occhi! Guarda che ragazza spaventosa, Odisseo! È molto strana! Cos'è quello? Che cos'era? Sì, ci servirebbe. Cosa desiderate? Voglio tanti capelli, se è possibile. Se è possibile. È tutto quello che vuoi, a tuo piacimento. E ci metteremo questa. Va molto alla moda. Oh, è davvero forte. E indosserai una parrucca. Proprio come mi hai chiesto. Amici, per tutta la vita ho voluto i capelli lunghi. Guardatemi, ora sono bello come un vero zombie. Mamma mia, oh come sono bello. Fantastico, ci dovete 2 ragni. Oh, scusate, abbiamo dimenticato il portafoglio a casa. Siamo in debito, ve li porteremo più tardi, ok ragazze? Grazie mille. Cos'è la nuova generazione di zombie? Sì, sono sicura che non li porteranno mai, come sempre. Meanwhile... No!
Odisseo, questo è un ristorante, andiamo a mangiare. Sì, andiamo. Dai. Oh, oh. Siamo zombie! Abbiamo fame! Cosa volete? Come volete? Siamo molto affamati! Sì, ho fame! Porti una specialità, per favore! Un momento, per favore! Prego! Non posso! Forza, mangia o ci scopriranno! Sì, sì, grazie mille, è delizioso! Molto buono! Delizioso! Grazie! E adesso, Odisseo, è ora di andare! Ah, senti la musica! Sì, la sento! Andiamo lì, piano piano! Andiamo! Piano. Rafario, dove siamo? In una discoteca, Odisseo! Oh, guarda Stas! Oh, Stas, oh, è lì dentro! Ragazzi, Stas è lì dentro, dobbiamo salvarlo! Stas! Forza, forza, usciamo di qui, in fretta! Questa è la mia casa, sono una zombie! Amici, Stas è diventato un vero zombie. Dobbiamo salvarlo. Cosa dobbiamo fare? Ho l'antidoto, amici. Stas, abbiamo l'antidoto. Bevilo. Tornerai umano subito. Sono uno zombie. Questa è la mia casa. Oh, amici, dobbiamo trovare un modo per far tornare Stas umano. Cosa hai inventato, Rafario? Ho qualcosa. Bene. Amici, io ho un grande piano, guardate, abbiamo l'antidoto e abbiamo l'occhio. Gli daremo l'occhio, lui aprirà la bocca e noi gli daremo l'antidoto invece. Andiamo a provare, Odisseo. Sì, Rafario, buona idea. Potrebbe funzionare, vedremo, lo spero, dai. Stas, vuoi un occhio? Certo che voglio un occhio. Forza. Stas, stai bene? Dove sono? Che cosa mi succede, amici? Andiamo via da qui, Stas, forza, ragazzo mio, andiamo! Perché? Perché sono coperto di sangue? Cosa mi è successo, ragazzi? Non posso andare in giro! No, no, Stas, non farlo, no! Sasso, carta forbici! Tieni! Ragazzi, ragazzi, guardate cosa ho trovato qui! Che cos'è, Stas? Ho ordinato un robot mercoledì e lo consegneranno tra una settimana! Davvero, è molto bello, bellissimo! E quanto costa questo robot? È costato 15.000 euro! Dove hai trovato così tanti soldi? Li ho prelevati dalla tua carta, Rafario! Dalla mia carta? Ma sei normale! Ragazzi, non ci crederete mai! Il robot mercoledì è qui! Vado a chiamare i ragazzi sotto e apriamo la scatola insieme! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Andiamo di sotto! Andiamo! Ci chiamano, Staff! Ci chiama Stas! Cosa vuole? Non so, Rafario, andiamo giù a vedere! Andiamo, Dimon! Andiamo, andiamo! Andiamo, 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 veloci! Hanno portato il robot mercoledì! Cosa stiamo aspettando? Apriamo la scatola, su! Forza, forza, sì! Ragazzi! Finalmente è arrivato! Guardate quanto è grande! Cosa stai aspettando, Stas? Apriamolo! Forza, 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 forza! Sì, sì, così, così, così! Oh, ecco, Rafario, apriamo! Sì, sì, andiamo! Ragazzi, apriamo, forza! Sì, buona idea, andiamo! E ora come si accende? Cosa dobbiamo fare? Ehi, mercoledì, svegliati! Ehi! Sei normale, perché parli con un robot? Non vedi che è spento? Dobbiamo trovare il telecomando e accenderlo. Oh, Dimon, che cervello che hai! Sei così intelligente! Cerchiamo il telecomando, cerchiamo il telecomando! Opa, ecco qui! C'è qualcosa qui, lo sto aprendo! Oh, ecco il telecomando del robot! Accendila, Stas! Cosa stai aspettando? Ottimo! Sto prendendo il pulsante... Oh, ha aperto gli occhi! Oh! Si sta muovendo! Oh, cosa sta facendo? È fantastico, ragazzi! Guardate, è come una vera mercoledì! Mercoledì, dici cosa sai fare! Perché non
rispondi? Sei sorda? Dalle il comando con il telecomando, così parla con noi. Ok, va bene, accendo il pulsante. Siete tutti quanti brutti. Non sono bello, non sono bello! Ehi, calmati, è un robot mercoledì, è chiaro che non sarà gentile. Ok, va bene, allora cosa facciamo? C'è un pulsante sul telecomando, impostazioni automatiche, premiamolo e si autoregolerà. La sintonizzazione automatica è attivata. Oh, quindi ora puoi sentire le nostre voci! Sì, gente terribile, vi sento. Funziona, ragazzi, funziona! Ok, mercoledì, seguici, andiamo lì, hai capito? Ok, vi seguo. Vieni, vieni, vieni. Entra, entra, entra. Mercoledì, visto che sei un robot, significa che puoi fare tutto? Certo che posso. Puoi fare il fuoco con la bocca? Sì, posso. Oh, 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 che cos'è? Oh, mio Dio! Che cos'è stato? Volevo il fuoco, l'ho avuto, sciocco. Ne vuoi ancora? No, no, grazie, basta così. Mercoledì, forse puoi sparare con il laser? Oh, ma non a noi, ok? Beh, sì, certo, ma non contro di noi, ok? Certo. Amici, guardate cosa ha fatto il soffitto! L'ha bruciato con il laser! Mercoledì, puoi fare la tua danza? Certo, cantate! Basta, voi non sapete fare nulla, né cantare né ballare. Va bene, scusaci, batti il 5! Che male! La prossima volta non scherzare con me, hai capito? Ok, ok, comunque, mercoledì, vieni di sopra con me, risolviamo un problema di matematica, perché io non ci sono riuscito, ma tu sei un robot e sai tutto. Ma stai bene? È meglio che venga con me e mi aiuti a innaffiare il giardino. Oh, è stata una mia idea ordinarla, l'ho portata io qui! Io ho pagato per averla. Ragazzi, 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 lasciamo che mercoledì decida da sola, ok? Ok, Timon, sono d'accordo. Pronti? Allora decido io. Dunque, Raffaria è inutile, vecchio e calvo. Io non andrò con lui. Ma non è giusto! Dimmi quanto sono figo perché sono Stars Papà! E tu sei brutto, noioso e un grande, grande, grande cretino. E io non andrò con te. Non è vero, adesso piango! Dai, adesso qualcosa su di me, dai! E tu, Timon, non sei bello, sei fastidioso, ma molto intelligente, e io scelgo te. Sì, ragazzi, sì! Bene, mercoledì, seguimi di sopra, forza, forza! Oh, mercoledì è cattiva! Comunque sia, vado fuori! Vado a fare una nuotata! Allora, mercoledì, io e te siamo diventati migliori amici, vero? No, sei troppo brutto per essere mio amico. E di cosa sono colpevole? Cosa posso fare adesso? Non preoccuparsi, zietero io. Vado a prendere dei vestiti. Ah, mi chiedo che tipo di vestiti mi porterà, amici. Allora, mettiti questo adesso. Bene, bene, va bene, vado a cambiarlo. Dai, vediamo. Guarda, come ti sembra? Bello? Beh, bello? Molto meglio, ora possiamo essere amici. Bene, ora che siamo amici possiamo giocare a un gioco. Che tipo di gioco? Faremo uno scherzo a stasera, Fario! Mi piace far star male gli altri. Bene, allora vieni con me, dai, andiamo. Hop, hop, sta sbobando, sta sbobando. Mercoledì, vedi? C'è Stas laggiù. Sì, lo vedo. Stas papà! Dobbiamo spingerlo in piscina in qualche modo. Io ho un'idea. Opa, opa. Cosa c'è che non va mercoledì? Cosa fai? Cosa? Perché mi guardi così? Cos'è questo? Mercoledì, ma sei normale? Perché l'hai fatto? Mercoledì, non pensavo che potessi farlo. Ci sta bene, Stas verme. Quello che hai fatto è stato un grosso errore, mercoledì. Sei molto cattiva, vedrete cosa vi succederà. Ora cosa vuoi che facciamo, Timon? Andiamo di sopra da Raffario, buona idea, eh? Andiamo, andiamo. Andiamo.
Guarda, lì dorme Rafale. Dobbiamo fargli qualcosa. E adesso cosa facciamo? Non preoccuparti, ho un amico che si chiama La Mano, mi aiuterà. Oh, bene, mi piacciono gli scherzi, è davvero bello, bello. E mi piace fare cose brutte alle persone. Ok, è arrivato su di lui. Oh, ma cos'è stato? Oh, l'ha colpito, sembra che abbia lasciato un segno. Cosa mi hai fatto? Sì. È molto divertente. Sì, è divertente, andiamo via adesso. Voi due siete pazzi. Ah, la mia testa. Few moments later. Rafario, quello che sta facendo Timone è scandaloso, no? Sì, hai ragione, Stas. Ha superato il limite con quel robot. Dobbiamo vendicarci assolutamente. Sì. Rafario, i due sono in cortile. Vieni che ti dico cosa dobbiamo fare. Sì. Qui Rafario, li vedi? Ecco, prendi, oppa! Prendi questo, andiamo! E qual è il tuo piano, Stas? Allora andiamo a giocare anche noi con loro e spingiamo mercoledì nella piscina, così si romperà perché è un robot! È perfetto, andiamo! Forza! Rafario, colpiscila! Ehi, cosa state facendo? Non state colpiscila, giocando, forza! Ciao, mercoledì! Ciao, mercoledì! Cosa state facendo? È una mia amica, l'avete rotta! Timon, ha avuto una pessima influenza su di te! Sei diventato molto cattivo! Siete degli idioti, me ne vado! Vai, vai, Timon, abbiamo delle buone intenzioni, perché sennò avremmo litigato, è chiaro? Hai capito? Sì. Nessun robot ci dividerà! Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace! Iscrivetevi! Cliccate sulla campana, ci vediamo! Yeah.